Poi vediamo. Numericamente adesso come siamo messi con la rosa, i problemi dei vincoli, cosa succede? Guardate voi, no? Adesso io faccio i giornalisti così. Stiamo dentro a tutto. Siamo a posto. Però vediamo, perché questi giorni dovremmo presentare la lista. Ecco. Vediamo un attimo. Una curiosità per Valerio, forse mi sbaglierò, avevi ricevuto eventualmente anche altre offerte da altre squadre, ad esempio diciamo del Palermo, è possibile oppure... No, io il caldo dell'albergo non mi fa stare fuori. Qual è la campagna acquisti delle avversarie che ti ha intrigato di più? Ma posso dire la verità, non mi interessa proprio, perché non c'è lo tempo per guardare, non mi interessa. Se guardo alle altre, che faccio? Sono debole, io non guardo alle altre, guardo a noi, i problemi nostri, che già se li risolviamo possiamo dare, e se ne sono risolti tanti. Per cui pensiamo a noi, non penso agli altri. Non guardo, non sono rammaricato che un giocatore non sia venuto qui, sia andato dall'altra parte, no. Devo sentire la voglia pure, perché se stai giocatori prima no, non vengo in Lega Pro, dopo forse ci hanno pensato, dice Parma, vengo, no, lì non vieni più, finito, punto. Loro stanno qui perché l'hanno voluto da subito, da sempre, e sono giocatori che non li porterei io, non è una scelta importante, abbiamo fatto su tre giocatori importanti. Direttore, chiedevo, cambiare così tanto a gennaio, pur se vogliamo anche necessario, può essere un contro, anche un contro se non solo un pro verso l'obiettivo, oppure lavora l'allenatore adesso perché ha più scelta, appunto. Cosa vuoi dire? No, sì. Cos'è, un contro, un pro? No, e può essere anche... Se non avessi preso nessuno... No, la domanda. La domanda, però non so dove vuoi arrivare. Io ti rispondo, ho risposto già su questa domanda prima del mercato. Tante volte a gennaio, mettendo delle persone, puoi fare danni. Ho capito, però noi dobbiamo cercare... Se abbiamo fatto queste scelte per cercare di migliorarci. No, non è polemica, attenzione. No. È per dire... nel calcio non c'è certezza, non c'è la certezza che se avessimo lasciato, però quando giochiamo tutto dobbiamo prendere, dobbiamo fare, noi facciamo queste valutazioni prima, cioè siamo arrivati all'ultimo giorno a prendere loro tre, ma per valutazioni è perché non era facile neanche prenderli, non era facile neanche cedere. Domande? Posso fare l'ultimo? Prego. Ragazzi, qualcuno di voi conosceva l'allenatore in passato, ci ha parlato prima di arrivare a Parma? No. Suo. Via Mole. Quando affrontato il Serie B quando era lanciato, infatti, no. Non lo conoscevo personalmente. Altro? Domande? Perfetto. Grazie. Grazie a tutti. Chi è?